aspettiamo, starà registrando. Sì, sta buongiorno. Registrando. Oggi vi spieghiamo come si fa lo spritz. Prima di tutto, lo spritz è un attimo aperitivo veneto. È molto fresco e va bene soprattutto d'estate. Il primo ingrediente necessario è l'Aperol, che potete trovare al supermercato, di solito costa tra i 7 e gli 8 euro. Il secondo ingrediente necessario è un vino frizzante secco. Il prosecco si abbina molto bene, ma va bene anche uno spumante secco, tipo se volete spendere un buon Ferrari, va benissimo. Il terzo ingrediente è l'acqua frizzante, che va bene l'acqua frizzante normale oppure, come dicono nel bar, la soda, ma è l'acqua frizzante sempre. Allora, andiamo a inserire in un pinguino, che è un termos. Ecco. Chiudi la testa, fai il pinguino. Precedentemente riempito con ghiaccio. Ok. Mi sembra un eccesso. Mettiamo un po' di Aperol, che io ho già messo per velocizzare la preparazione. Sembri mucciaccia, fatto? Apriamo la... Prima l'acqua. Madonna, che paura. Con cautela aprire il vino. Ah, auguri. Lanciare il tappo in testa a Ulderico. Colpito. Versare il prosecchino. Uh-huh. Come proporzioni siamo un terzo, ma poi a seconda del grado alcolico che volete ottenere mettete un po' meno acqua, un po' più di vino, un po' più di Aperol, insomma, come vi pare. Qui secondo me manca un po' di Aperol ad occhio così aggiungiamo. Siccome ci ho già messo molto ghiaccio dentro, mi tengo cauta con l'acqua. Ho già barcollava prima di berlo. Dobbiamo accendere un po'. Che barcolli. Tanto una no. Scusate, torno. L'acqua frizzante. Non abbiamo la carta. Sì. Ah, non hai della carta? Ho un rotolone. Ma raffate quei ragazzi la carta. La carta, ce l'hanno un po' di... C'è nel cartone? Aggiungo un po'. Sì, sempre un terzo. Sempre un terzo. Viene fuori un po' di schiumetta, ma è normale perché il vino è frizzante. Sciogliamo il pinguino. Mescoliamo. Sembra che al pinguino piaccia questa cosa. So. È sì, maschio. Sì. Sì, è maschio. L'ho immaginato. Chiudiamo il pinguino e assaggiamo. Andiamo già fatto. Andiamo un bicchiere pulito. Possibilmente se, vabbè, noi qua siamo in una situazione di camping in plastica, ma se in vetro meglio. Non va. Vediamo. Buono. Versato e bevuto. Salute. Che buono.